finale vanno con il punteggio più alto Stefano Berzi, che ha fatto 500. Stefano ha ottenuto 587,5. Nell'altro playoff, nell'altro scontro, il punteggio più alto l'ha ottenuto Davide D'Alterio con 512,5. Questo non conta più, quindi si riparte da zero. Stefano sarà il primo a gareggiare, Davide sarà accompagnato fuori e sarà al secondo ad entrare. Al miglior sommelier d'Italia abbiamo incontrato Mauro Pelacani, General Manager di P&B Line Italia, azienda storica italiana ma anche rivenditore storico di Oshizaki. Ricordiamo che Oshizaki è una grande azienda giapponese specializzata nella fabbricazione di macchine per la produzione di ghiaccio. Esatto. Allora, io qua Mauro ho un cubetto di ghiaccio. Vuoi iniziare a parlare delle peculiarità e delle caratteristiche del cubetto di ghiaccio, in particolar modo quello diffuso da P&B Line? Allora, le forme del ghiaccio che abbiamo nel nostro catalogo listino di produzione, abbiamo 14 formati, diciamo, di ghiaccio, quelli più importanti che utilizziamo nel settore dei cocktail come nel settore della ristorazione sono di diversi formati. Il cubo, quello che vediamo qua, è un cubo speciale, è un formato di una divisione esclusivo solo per 4 modelli di macchine, quindi parliamo di un formato 32-32-32, sarebbe il cubetto perfetto, circa 30 grammi di peso, formato cubo nel vero senso del termine, questo è un cubo di ghiaccio, no? Rispetto a tanti altri formati che si trovano in giro. Particolarità importante è la formazione del ghiaccio con una cella chiusa, con un sistema spruzzo singolo per ogni tipo, per ogni formazione del cubetto singolo che viene stampato dalla macchina. Questo fa sì che viene creato un ghiaccio a una bassa temperatura con un ciclo di produzione ridotto, determinando una durata maggiore nello scioglimento del ghiaccio quando viene utilizzato nel bicchiere dei drink. Quindi anche un aspetto estetico, ludico, divertente, no? Perché il macchinario è in grado di produrre delle forme completamente diverse, forme a cuore abbiamo visto. Esatto, abbiamo dei formati speciali come quelli che vediamo nella scatola di presentazione, dove abbiamo dei formati particolari come la sfera, il cuore, il big cube o il long big cube, che sono dei formati particolari che sono di esclusiva di Oshizaki. Cioè oggi nel mondo questi formati di ghiaccio vengono prodotti dalle macchine che vengono costruite solo da Oshizaki, quindi non ci sono altri competitor che producono questi formati di ghiaccio. Questo può fare la differenza a chi vuole lavorare in un certo modo, certo, e dare un servizio anche di qualità diverso nella miscelazione. Pensiamo, diciamo, un po' a tutta la parte scenografica dei bartender, dei mixologi, e quindi insomma sicuramente hanno una sua importante presenza. Però adesso dall'aspetto, diciamo, ludico, divertente, spostiamoci invece su un aspetto importante, fondamentale in questo momento, quello che riguarda la sostenibilità, ma nel caso, diciamo, del macchinario per il ghiaccio in particolare parliamo del risparmio energetico. Adesso più che mai c'è bisogno di fare un focus su questo argomento. Giusto. Sostenibilità, come dici tu, perché questa azienda è un'azienda giapponese multinazionale, presente in tutto il mondo, con stabilimenti sia in Europa, Nord America, Giappone, Cina e altre. Diciamo, ci sono 6 centri di produzione nel mondo con diversi stabilimenti posizionati per servire tutti i mercati. Un'azienda molto attenta al discorso, per esempio, della sostenibilità, quindi a cercare di risparmiare acqua nella produzione del ghiaccio, perché produrre il ghiaccio significa comunque utilizzare acqua ed energia elettrica. L'energia elettrica e l'acqua diventeranno con gli anni, anche per il futuro, ma anche quello che stiamo vivendo, no? Sì. Un impegno importante sia a livello di investimento che di costi.
Quindi questi macchinari che sono sviluppati dal centro ricerche di Oshizaki, dove ci sono degli ingegneri che lavorano tutti i giorni per migliorare la qualità delle produzioni attuali e sviluppare dei prodotti che in futuro riusciranno a produrre la stessa quantità di ghiaccio con un minor consumo d'acqua, sia a livello, diciamo, di utilizzo di acqua del ghiaccio, ma anche a livello per il lavaggio e il risciacquo, perché le macchine, per essere utilizzate correttamente, igienicamente, devono avere poi dei cicli di lavaggio e di igienizzazione. Certo. Che vengono. Lo Shizaki è molto attenta da sempre in questo settore. Gli ultimi produzioni, la serie HC Emerald Class, che è uscita nel 2015, sono ormai 7 anni che è in produzione, è una linea dove il rispetto e il risparmio energetico è una delle 4 caratteristiche, diciamo, fondamentali della linea di produzione. Quindi l'investimento che si va a fare nei macchinari serve anche a livello di ritorno economico, perché uno spende qualche cosa di più per avere una macchina tecnologicamente superiore, che però possiamo garantire con dei numeri certificati che questo investimento che viene fatto nell'arco di 4, 6, 8 anni viene ripagato abbondantemente. Certo, quindi attenzione all'ambiente, risparmio energetico, ma P&B Line, come insomma anche Oshizaki, filosofia giapponese, pone molta attenzione anche nei confronti del cliente, quindi nel customer care e nel seguire tutte le varie fasi, dalla produzione fino alla consegna del macchinario. Consegna del macchinario, noi facciamo un servizio in tutta Italia, per cui abbiamo dei centri di assistenza che abbiamo sviluppato nei 30 anni di attività e di collaborazione, per cui noi spediamo le macchine, le consegniamo, le installiamo, le garantiamo nei 12 o 24 mesi, dipende dagli accordi che si fanno con la clientela, e il post vendita comprende anche la manutenzione del servizio anche dopo la fine della garanzia, quindi noi interveniamo prima e dopo. Quindi abbiamo dei centri di assistenza, per cui se il cliente ha bisogno di manutenzione, di pulizia o di cambiamento dei pezzi, rotture che possono capitare nell'arco dell'esercizio dell'attività, noi abbiamo un ampio magazzino di ricambi, per cui nell'arco delle 48, massimo 96 ore riusciamo a intervenire, cambiare, sostituire e mettere in condizione il cliente di utilizzare il prodotto. Si può partire. Ecco. Posso? Sì. Struttura ed equilibrio. Per quanto concerne la parte tannica, che comunque va a emergere, soprattutto legata a una bella acidità che slancia il vino, comunque che ha una bella struttura, comunque si sente una struttura non tanto derivante dalla parte alcolica, che comunque è molto ben integrata, ma più quanto relativa alla struttura, appunto, della parte tannica, dell'acidità, della veracità, ecco, un vino che definirei proprio verace. Qualità tannica, potenziale evolutivo. Allora, qualità tannica è un tannino davvero bello, si sente, è presente, si avverte soprattutto a centro bocca, ed è un tannino salino che dà l'allungo, è un tannino comunque non esagerato e comunque molto ben calibrato per certi versi, quindi un tannino che definirei presente ed elegante. Potenziale evolutivo di questo vino, appunto, acidità, a tannino, ha la spinta che gli serve per poter andare avanti comodamente 15-20 anni, a mio modo di vedere. Per quanto concerne il punteggio ICE, io starei intorno ai 92 punti, perché è comunque un vino che ha tutte le carte in regola per arrivare a quel punteggio, dalla trama tannica alla potenziale evolutiva, alla finezza, all'eleganza, alla persistenza. Buongiorno. Buongiorno. Ok. Eccoci. Buongiorno e ben ritrovati. Grazie. Per questo menù gradirei 3 proposte diverse, una emiliana, una nazionale ed una estera, se possibile. Molto ben volentieri, sarà un piacere darvi sia qualcosa di locale, di nostro, qua, visto che siamo comunque in una bellissima cornice come Bologna, e darvi anche una spunta internazionale, anche detto, giusta, perfetto, nazionale e internazionale. Perfetto.
Allora, zito, cipolla e fagioli. Abbiamo lepre, fogli di cavoletti di Bruxelles, ribes, patin di mele e spuma di gelato alla cannella. Quindi tre piatti molto diversi. Lo zito è questa pasta, quindi questa tendenza dolce, con la cipolla e i fagioli che danno ancora tendenza dolce, bella persistenza. Qua serve sgrassare. È un piatto che chiama lo sgrassamento. Per quanto concerne l'Emilia, io sto con il radici di paltrinieri, quindi questo lambrusco fatto in metodo ancestrale, di sorbaro, un lambrusco comunque che ha una spinta acida bellissima e ci va a pulire il palato da questa tendenza dolce. Per quanto concerne l'Emilia, se invece preferite andare su qualcosa meno locale, fuori zona, andrei sempre su una bolla, magari che non abbia troppa struttura, non abbia legno per dare l'idea, andrei su un Vauvray, andrei quindi su uno Chenin Blanc, quindi questa bellissima uva molto duttile che si fa sia bolla bianca che passita. Un Vauvray quindi in questo caso qua, quindi Chenin, ricco di acidità anche lui, e ci va a pulire il palato, ma ci tiene la persistenza che chiede questo piatto. Lepre, fogli di cavoletti di Bruxelles e i ribes, quindi un piatto comunque abbastanza importante come la lepre che dà succulenza. Abbiamo le foglie di cavoletti di Bruxelles che danno parti aromatiche, il ribes che dà un po' di tendenza dolce e acidità per certi versi. Allora, in questo caso qua io starei su un colli bolognesi classico pignoletto, potrebbe essere quello di Isola, potremmo stare quindi su un pignoletto che ha questa bella verve salina, tiene l'eleganza della lepre, tiene la parte aromatica, una bella persistenza e secondo me si adatta molto molto bene al vino in questione. Per quanto invece concerne l'abbinamento su un vino che sia di stampo più internazionale, potremmo andare in Savoia con una Mondese, quindi questo Var Italica, tanto colore, ha presenza tannica, ma è di grandissima eleganza, bassa alcolicità, bellissima verve, bellissima beva e tiene molto bene quello che è il piatto di lepre, a mio modo di vedere. Per quanto concerne invece il dolce che avete in questo menù molto bello, quindi tatin di mele e spuma di gelato alla cannella, quindi la parte aromatica della cannella, la temperatura di cui stare attenti che è la spuma del gelato in questo caso e ovviamente la tendenza dolce, la dolcezza stessa del piatto. Per quanto concerne un vino emiliano, se mi lasciate giusto due secondi per andare un pochettino a dare una riflessione a quello che... 9 minuti. Come? 9 minuti. Grazie, scusate, 9 minuti, perfetto. Allora, perfetto, dolce, 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 un vino dolce emiliano, andrei sempre su quella che potrebbe essere la versione passita di un vino autoctono locale, quindi andiamo sempre su un pignoletto in questo caso qua, perché comunque circompassito che sia non rosso ma giallo come bacca di uva, perché comunque mi chiama molto bene la cromaticità, mi chiama molto bene quei sentori di frutta passita, mi chiama molto bene quella che potrebbe essere la bicocca passita, la mela. La parte anche lievemente speziata magari dell'utilizzo del legno e si abbinerebbe molto bene a quello che è il piatto. Per quanto concerne invece l'abbinamento con un passito fuori di zona, in questo caso qua potremmo andare a pizzicare quello che potrebbe essere sempre Loira, sempre Chenin, un Cardouchon, quindi sempre un vino passito in questo caso qua a bacca bianca che tiene molto bene il piatto ma c'è l'acidità che ci pulisce bene dalla presenza dolce in questione. Hi. Can you suggest me also an organic wine? An organic wine? But not from Italy. Not from Italy. An organic wine, not from Italy. For all the plate that we have. So, of course, absolutely. It will be a pleasure for me. So, with the zito, cipolla and fagioli outside of here, I can suggest an organic wine, you say. Just one wine. Just one for all. For the menu, yeah. For all. So I do not take a sparkling wine because the sparkling cannot pairing well with the sweets. I prefer a still wine, a white still wine. In this case, I think that we can take Antoine Petitpré. It is a biodynamic producer that make an Auxerre Duress Blanc very, very well. So we have a Chardonnay that make wood, so rich, plenty, and can stay well with all the plate that we have here. Thank you very much. Welcome. Può decantarci uno dei seguenti vini, ovviamente a sua scelta, e poi magari ci racconta qualche informazione a riguardo. Allora, sarebbe un grande piacere per me, grazie mille per la possibilità di andare a scegliere il vino per voi per oggi, e allora mi appropinquo a prendere la bottiglia dalle nostre cantine e andare a servirvela. Grazie. 6 minuti. Perfetto.
Perfetto, signori. Mi sono permesso di scegliere per voi un vino simile di riferimento per quanto concerne l'Italia, quindi siamo a Barolo, siamo in Langa, con Cannubi, che è un vigneto storico di Barolo, con l'azienda altresì storica, che è l'azienda Borgogna in questione. Ora, signori, è un vino in annata 2014, quindi un'annata di Langa molto fresca, anche piovosa, un'annata sicuramente non facile, ma che quando il produttore ha saputo lavorarla bene, molto gentile, quando il produttore ha saputo lavorarla bene è andato a esprimere vini di grande eleganza. Borgogna poi sicuramente, come detto, è un'azienda storica che sa raccontare benissimo i suoi vari cru in possedimento, quindi nebbiolo 100%, legno grande, quindi molto tradizionale nell'impostazione. Andiamo comunque a stapparlo e andiamo a decantarlo soprattutto per un fattore di gioventù, quindi magari decantandolo andiamo a esaltare un po' le sue caratteristiche, andiamo un po' a dirva quale potrebbe essere una possibile chiusura. Ok. 4 minuti. Perfetto, il tappo è a posto, signori, quindi possiamo andare a procedere con la decantazione vera e propria. Posso lasciarvi il tappo, signori? Con piacere. Perfetto. Allora andiamo un attimino a davvinare il decanter e il calice. Andiamo a sentire che sia a posto il vino. Perfetto. Andiamo a accendere la nostra candela, di modo che possiamo vedere se ci sono delle particelle in sospensione. Allora, Cannubi, vigneto sito a Barolo, Barolo Centro, uno degli 11 comuni quindi di produzione per quanto concerne questo grande vino, un vigneto storico, un vigneto anche abbastanza grande, quindi importa molto capire dove possa essere l'esposizione, in questo caso quale vigneto, comunque sia Borgogna, una delle esposizioni più belle e valevoli della denominazione intera. Andiamo a decantarlo. Ok, signori. Perfetto. Abbiamo detto nebbiolo, quindi austerità, acidità, tensione, potenziale evolutivo, sentori che vanno poi a virare su una parte floreale di violetta, di china, rabarbaro, genziana, comunque sia molto molto piacevole. Vi lascio qua la bottiglia di modo che possiate vederla qualora vi serva e mi permetto di farvi servizio. Posso far sentire la signora? Molto bene. Prego. Grazie. Piacere. 2 minuti al termine. Perfetto, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione anche dopo la cena, qualora abbiate piacere, per un sigaro, un distillato, la nostra sigaro è solo con piacere. Prego. Ok. Allora, Lambrusco di Sorbara, Radice Paltrinieri, perfetto, parliamo di un produttore di riferimento per quanto concerne il Sorbara, quindi questo varietale a bacca rosata, che dà un vino a bacca rosata, ancestrale, quindi rifermentato in bottiglia, non è uno charmant, è un metodo classico, è come avveniva una volta questa rifermentazione in bottiglia. Cru di 15 ettari per quanto concerne radice, produttore che lavora anche su termini di lieviti non selezionati, fa vinificazione in acciaio inox, cru del vigno del Cristo si chiamerebbe fondamentalmente il radice, da dove proviene l'uva relativa al vino radice di Paltrinieri, teso, salino, verva davvero interessante e davvero con un bellissimo slancio di bocca. Prossima, Massimo Citorno. Un minuto. Lucia Letrari, perfetto. Letrari è sicuramente uno dei produttori di riferimento per quanto concerne Trento DOC. Lionello Letrari, fondamentalmente parliamo di uno dei padri nobili della spumantizzazione trentina. In questo caso qui abbiamo Valle Garina, quindi vigneti poveri, rocciosi, che danno vini sinceri e autentici per quanto concerne i vini di Letrari. Prossima slide. Mosella, Saar River, siamo in Germania, patria del Riesling, questi vigneti scoscesi, slanciati verso il fiume, che
racconto di tanta acidità, ma anche il riso zuccherino dal cabinet, quindi vini più secchi, più semplici, più freschi, florali, fruttati, passando per quelli che sono in spatlese, oslese, birra moslese, trocken birra moslese, in base ai gradi ex presenti nel mosto, quindi in base allo zucchero stesso presente nel mosto. Vini da longevità impressionante, possiamo citare alcuni produttori come potrebbe essere lo stesso Egon Müller, quindi produttori di riferimento per quanto concerne la zona, possiamo Dottor Luse, possiamo citare una miriade di produttori anche giovani che stanno credendo, stanno facendo e stanno raccontando un territorio in maniera tempo scaduto. Grazie mille. No. Bene. Stefano, togli il microfono. Allora, sei pronto, Davide? Quindi dai il via il tempo, sempre con Maurizio, te lo prende. Via. Allora, vi parlo di questo vino, vi parlo della sua struttura e del suo equilibrio. È un vino senza dubbio strutturato, un vino che, descrivendovi il palato, vi potrei dire che è un vino impetuoso, che entra in bocca cavalcando uno tsunami di gusto, una nota alcolica importante, dà una sensazione di calore a tutto il palato, alla parte dell'esofago, è mitigata solamente da una lieve freschezza gustativa, quasi un eco, un refolo, e da un tannino che arriva in sordina nel quarto di degustazione. Quindi struttura importante, equilibrio data da calore alcolico e da tannino, stiamo rasentando l'equilibrio. Ancora un pochino per digerire questo tannino e il vino sarà equilibrato. La qualità tannica e il potenziale evolutivo, la qualità tannica, come già detto, è una qualità bella, è un vino molto importante, un tannino molto fine, che è ancora persistente e resta imbrigliato a tutto il palato, quindi è una bella qualità. Potenziale evolutivo, il vino ha ancora del potenziale perché questa freschezza gustativa c'è e il tannino ha ancora del margine nonostante sia già grande. Il punteggio, questo è un vino che nonostante ancora non rasenti, non sia perfettamente equilibrato per la sua proiezione nel futuro, è già armonico, difatti è un punteggio di 92 punti. Buongiorno. Buongiorno, salve, benvenuti, carissimi, piacere di vedervi. Grazie, piacere nostro. Allora, per questo menù gradirei tre proposte in abbinamento, quindi una emiliana, una nazionale e una internazionale. Allora, abbiamo lo zito, cipolla e fagioli, quindi tendenza dolce, aromaticità e tendenza dolce la parte più importante, e aromaticità, lepre, foglie di cavoletti di Bruxelles e ribes, una importante struttura, foglie di cavoletti che danno una lieve aromaticità e tendenza amarognola sul finale, il ribes che dona acidità e enfatizza l'aromaticità, la tatin di mele, spuma di gelata alla cannella, quindi una bella dolcezza, la cannella che spinge sull'aromaticità, la spuma di gelato che non è un gelato, che quindi non va a anestetizzare le papille gustative e quindi ci permette l'abbinamento. Partirei con il zito. Con la cipolla vi porto in Grecia, vi porto nell'isola di Santorini, da Tsidakis Aridimos, che nel 2016 fa l'ultima vendemmia di un vino straordinario, un assirtico che si chiama Milos, dalle vigne del piccolo villaggio di Pigros, all'interno dell'isola di Santorini, una profonda sapidità e una piacevole freschezza gustativa si uniscono e si coesono in questo vino dandoci la possibilità di abbinare la tendenza dolce. Abbiamo bisogno appunto di una bella sapidità e di un vino comunque non troppo strutturato. Difatti l'astirtico nel suo corredo genetico ha di non essere troppo strutturato e Aridimos lo affina in ceramica, quindi pulitissimo, proprio netta la sapidità. Continuiamo con la lepre, foglie di cavoletti Bruxelles e ribes. In questo caso io ho bisogno di un vino che abbia una certa struttura e che mi bilanci l'acidità del ribes e l'aromaticità. Non sia quindi, non ci deve essere un tannino troppo importante perché se no l'amaricante del cavoletto di Bruxelles si somma e non va bene. Quindi vi porto con la proposta nazionale, vi porto qui, in Romagna.
vi porto a bere un Sangiovese, in questo caso il Bragaus di Andrea Bragagni, insieme a Brisighella, su suoli sabbiosi, su suoli che danno maturità alle uve, in un enclave all'interno di una foresta. Questo vino viene maturissimo, una leggera surmaturazione del vino ci permette di andare a settare i tannini in un modo molto fine e di avere l'avvolgenza e la morbidezza famose di Brisighella per andare a abbinare la lepre. Invece sulla Taten andiamo in Cile, nella Valle del Maule, dove l'azienda Erasmo trova un piccolissimo vigneto di Torrontel e decide, come in antichità, di rifare un vino dolce, perché prima il vino in Cile si beveva leggermente abboccato, il vino bianco, e questo Torrontel nel corredo genetico ha una grande acidità, quindi un equilibrio perfetto, non è troppo intenso, non è troppo strutturato, si andrà a abbinare perfettamente con la Taten di Mele. Scelgo 2014, mentre il Sangiovese sarà un 2015. Sì. Sì. E la Tzidakis è un 2016. Prego. 8 minuti. Sì. Hi. Nice to meet you again. Can you suggest me an organic wine? Mm-hmm. One wine for the menu, but not from Italy. Not from Italy. Okay. Absolutely yes. So I'll bring you in Australia, in the Adelaide Valley. So here we have two guys, a couple. The name is The Other Right Estates, and they grow Semillon there. It's a really intense Semillon by the sun climate of Adelaide Valley, absolutely. They age, they just do a touch of skin contact, like 15 days, no more, and they pursue to age the in large exhaust barrels. So it's an 100% Semillon. I choose 2016 as the vintage, but it's really creamy and rounding, and we will serve fresh for the first part, and we will wait a bit to take some degrees for the next courses. And this will be an amazing way to approach this menu. Thank you very much. You're welcome. Okay. Puoi cantarci cortesemente uno tra i seguenti vini a sua scelta e magari fornendoci anche delle informazioni a riguardo. Molto volentieri. Allora, il vino che vi voglio raccontare, che vado a prendere, è un vino legato all'Italia, all'italianità, assolutamente, indiscutibilmente. È un Sangiovese, adesso vi faccio vedere l'etichetta perché è anche affascinante l'etichetta. Allora, qui non si passa. 6 minuti. Sì. Allora, il vino che vi faccio assaggiare è l'Ombroso di Giovanna Madonia, Sangiovese, 2016, in riserva. Allora, il Sangiovese è italianità pura, signori. Perché? Perché ho scelto di farvi assaggiare il Sangiovese? Perché voi potete prendere un Cabernet, uno Chardonnay, un Sauvignon e andare a berli straordinari nei paesi natali, no? Però potete trovarne anche grandi versioni, ecco qua. Allora, potete trovare grandi versioni di Chardonnay, di Sauvignon, di Cabernet a giro per il mondo, no? Se volete bere un grande Cabernet potete andare anche in Napa Valley, potete andare in tanti altri posti, ma se volete bere un grande Sangiovese dovete venire per forza in Italia, dovete venire per forza nel centro dell'Italia, più precisamente in Toscana e in Emilia Romagna. Difatti, c'è una grande diatriba antica tra la Toscana e l'Emilia Romagna che vede la nascita del Sangiovese in una delle due regioni. C'è chi dice che è nata in Toscana, a Montalcino, c'è chi dice che nasce in Romagna. Si pensa addirittura che sia nata nella metà, al centro, sugli Appennini, quindi vicino a dove siamo adesso, nella zona di Sant'Arcangelo di Romagna. Lì si dice che dal nome di sangue di Giove, quindi il nome che era stato dato al vino dal Monte Giove, sia nato il Sangiovese. Sangiovese che vede le prime scritture addirittura nel 1300 con Pier de Crescenzi. Quattro minuti. Bene. Aperto a prendere il decanter, nel frattempo l'avevamo sistemato. Il vino non solo è pulito al naso, ma è anche buonissimo. Parliamo dell'azienda, Giovanna Madonia.
Sangiovese di Romagna Superiore, Sangiovese di Romagna Riserva, ombroso. Giovanna Madonia è la donna che ha creato la riserva di Sangiovese di Romagna la dobbiamo a lei, la potenza, l'esuberanza, ma anche il concetto di capire che poteva essere una donna a dare le caratteristiche fondamentali del Sangiovese di Romagna, differenziandolo da quello che era Montalcino e il Chianti classico, perché difatti lei è stata la prima a dire che non bisogna mettersi in comparazione, che il Sangiovese di Romagna è un'identità a sé stante. Questo lo fece in un momento straordinario e bellissimo, dove si emozionarono tutti. L'ombroso è il suo fiore all'occhiello. Faccio assaggiare a lei. Lo paga lei? Certo. Lo sapevo. Bene. È il suo fiore all'occhiello. Questo vino viene da delle vigne straordinarie su una matrice di un terreno unico, un suolo unico che è il suolo, la pietra mora, la famosa pietra mora, no? Che è la roccia tipica del Sangiovese di Romagna, una roccia fantastica di origine marnosa. Signori, io vi lascio qui il vino e mi dileguo, però vi voglio lasciare chiedendovi di andare a notare in questo calice la potenza balsamica e la nota di frutta freschissima, la piacevole suavità della ciliegia. Due minuti. Prego, andiamo con le slide. Vabbè, Lambrusco di Sorbara, Radice Paltrinieri. Siamo nella Mesopotamia della Bollicina, siamo tra il Secchia e il Panaro, che sono questi fiumi che danno una zona, la zona del Cristo. La zona del Cristo è tradizionalmente evocata alla nascita della Bollicina più spettacolare d'Italia, senza il metodo classico, non parliamo di metodo classico, è il Sorbara. Il Sorbara perché è così particolare? Perché è così fine, così acido, così succoso? Perché soffre di mille randage, di acinellatura, i grappoli, gli acidi non arrivano tutti a maturazione, infatti si separano le vigne per farlo impollinare meglio e viene questa bella succosità acida. Alberto Paltrinieri con la moglie Barbara fa una cosa straordinaria e rimette in commercio il rifermentato in bottiglia, in radice, che viene da una singola vigna. Tra l'altro loro creano dei prodotti unici e si distinguono per il territorio per essere stati i primi a mettere sopra la dicitura Sorbara. Via. Lucia Letrari, moglie di Leonero Letrari, è una grande donna. Il marito ha iniziato con Bossi Federigotti e poi si è spostato formando l'Equipe 5. Adesso fanno dei vini straordinari. Lei con la figlia porta avanti tutta l'azienda. È una grande qualità, è una grande emozione vederla qui perché i suoi vini sono ottimi. Prego, la prossima. Vabbè, nella Mosella, siamo nel territorio del Riesling, da Koblenz a Treviri. Tra i vini più grandi del mondo, il Riesling qui trova sulle vigne fatte di ardesia pura, ardesia grigia, blu e rossa, è un'espressione unica. Qui si creano tra i più grandi vini del mondo perché? Perché il microclima della Mosella, del fiume, dà maturità a vini che altrimenti non potevano essere presi. Sonnenhur, vi dico una cosa, Sonnenhur finita a Meridiana. Meridiana? Tempo finito. Vince la 41esima edizione del concorso Miglior Sommelier d'Italia, premio Trento Doc, Stefano Berzi. Complimenti Stefano. Complimenti.
Si è appena concluso il concorso Miglior Sommelier d'Italia Trento Doc. Siamo qua con Davide D'Alterio, sommelier dell'Enoteca Pinchiore di Firenze. E un risultato straordinario, un secondo posto che lascia comunque un pizzico di amaro in bocca, vero Davide? Mamma mia, sì, mannaggia, ci rimonterei adesso su quel palco. Ci credo. Però no, sono veramente contento, era la prima volta che facevo questo palco e mi ha spiazzato, cioè mi sono trovato imbambolato tra santi e altro, d'altronde in questo oratorio bellissimo. E sì, ci rimonterei adesso, ci riproverei ora. Stefano Verzi, miglior sommelier d'Italia 2021, proclamato e nominato da pochissimo. Sei emozionato e sei felice? Sono entrambe le cose, emozionato, incredulo e felice, felicissimo. Com'è andata questa prova? Ma allora, è stata una prova ardua, difficile, comunque il livello era molto alto anche dagli altri. E penso di aver fatto bene il vino, la decantazione mi sono sentito un po' in difficoltà, è andato un pochettino lungo di tempo, poi mi sono un po' ripreso. È stato tutto emozionante, tutto il percorso. Devi ancora realizzare. Devo ancora realizzare, infatti. Però che cosa ti aspetti? Ma allora, che questo sia intanto un punto per partenza, per crescere ancora, per imparare ancora, visto che c'è ancora tante cose da approfondire, quindi questo per me è sì un punto d'arrivo, perché è un onore, certo, essere arrivato qua, è un sogno che coltivavo fin da bambino, ma deve essere un punto di partenza, e questo deve essere un punto di partenza. Noi non facciamo altro, insieme ad Antonello Maglietta, a Cristiano Scini, a Sabrina, ad augurarvi un buon proseguimento di giornata e alla prossima edizione. Buona giornata a tutti, arrivederci.